In che modo si racconta la sanità calabrese? Ma innanzitutto riteniamo che sia necessario raccontare quante buone pratiche ce ne sono in Calabria, perché la sanità calabrese non è soltanto quella che viene riportata quotidianamente, che sicuramente ci sono anche delle cose negative, ma ci sono tante buone pratiche che vanno raccontate. C'è diciamo un nuovo paradigma, diciamo, per quanto riguarda la sanità. Ora, da quando c'è il commissario che rientra nella veste del presidente, diciamo che le cose stanno cambiando e c'è una classe dirigente che cerca di portare avanti per far sì che anche in Calabria si possa avere quella sanità normale, diciamo, non è che vogliamo chissà che cosa, ma evitare soprattutto quell'emigrazione sanitaria che oggi corrisponde a circa 300 milioni di euro, il che significa il bilancio di un'azienda sanitaria ospedaliera, e quindi pensiamo anche all'indotto che c'è e quindi l'importanza appunto anche dal punto di vista occupazionale e non solo. Ora con la nuova sanità territoriale c'è molto da fare, con le case di comunità, gli ospedali di comunità, e bisogna lavorare affinché ci siano anche le possibilità di farle funzionare, perché il finanziamento prevede sì la realizzazione di queste case di comunità e ospedali di comunità, ma non prevede però poi per quanto riguarda la gestione i nuovi finanziamenti. E purtroppo è di qualche giorno la notizia anche data dal Ministro che mancano circa 4.000 medici in Italia e oltre 10.000 infermieri. Bisogna anche attrezzarsi a fare l'infermiere di famiglia, e quindi anche le università che si attivano per fare questo. Insomma, c'è tanto da fare e noi abbiamo voluto oggi mettere a confronto tutte le aziende sanitarie ospedaliere, il mondo universitario, la regione, il garante per la sanità, per far sì che si possa fare, diciamo, ecco, qualcosa di buono anche in Calabria.